Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo episodio del Magic Talk su Jab Media TV. Io sono Edoardo Gronda, come sempre vi invito a iscrivervi al canale, attivare la campanella e lasciare un like e un commento e oggi andremo a recensire delle monete. No, no, non è una buona idea recensire monete, vi potrebbe piacere? No, secondo me no. Oggi recensiamo una bacchetta magica e un portafoglio per mentalismo e non solo. Eccoci qui dunque alla postazione delle recensioni e partiamo innanzitutto dalla recensione della bacchetta magica. La bacchetta magica è della TCC Presence, come anche l'Edge Wallet che vedremo tra poco, e arriva in questa confezione di cartone e questa è la bacchetta magica. È realizzata in legno con i puntali di ottone. È parecchio pesante, cioè è abbastanza pesante, non è una di quelle classiche di plastica super leggere. E ha un'ottima maneggevolezza, ha ovviamente il marchio TCC qui sui puntali. È ben bilanciata, chiaramente i puntali hanno lo stesso peso. È veramente un'ottima bacchetta da scena, da close up. Secondo me questa qua fa molto effetto, da quella parvenza di comunque eleganza, se vogliamo. Avrei preferito averla nera, sarò sincero, però mi è stata mandata tra virgolette in omaggio dalla TCC. Se ne trovano in commercio di simili, però secondo me questa tra l'altro costa credo sui 10 dollari, quindi meno di 10 euro, e devo dire che la qualità è veramente eccelsa, veramente. Vedremo nel tempo se i puntali ossideranno, poiché io ho una sudorazione, a me sudano parecchio le mani, quindi non so, vedremo un po', vi saprò dire, vi terrò aggiornati. Detto questo, passiamo alla recensione dell'Edge Wallet. Anche l'Edge Wallet vi arriva in questa confezione di Edge Wallet TCC Maximum Quality and Minimum Price. Questo che esce è un bigliettino. Andiamo ad unboxare il contenuto. Ecco qua. Il contenuto sono 5 buste bianche e 5 buste rosse che serviranno per eseguire determinati effetti. Questo è l'Edge Wallet, è un portafoglio veramente particolare, molto giovane se vogliamo. Qui ha una tasca per la patente piuttosto che la carta d'identità e qui altre due tasche per eventuali carte di credito. Ha una cerniera qua con all'interno un altro porta tessere e il design è questo. Posteriore ha un taglio qua. Questo è il design. È un design molto molto particolare per un card wallet che fa anche da pick wallet. Cioè è la prima volta che viene creato un card wallet e un pick wallet così, con questo design. Io ho un portafoglio veramente molto simile che ho acquistato in un negozio e cioè è veramente molto molto simile e non avrei mai pensato che si potesse realizzare una cosa del genere. Tutti i card wallet o pick wallet conosciuti fino adesso, i pick wallet un po' meno, ma il card wallet ha sempre o quasi sempre forme classiche slash bizzarre, nel senso che tanti card wallet hanno una forma molto particolare e se vogliamo anche riconoscibile. Questo assolutamente no, assolutamente no. Il pick wallet idem, ora stanno uscendo un sacco di pick wallet pazzeschi, però nessuno aveva mai avuto questa forma qua. Altra cosa stupenda secondo me è che in confezione arrivano 10 buste, ma arriva anche lei. Lei è comodissima per il card wallet senza le buste, senza dover sprecare le buste.
L'ho trovata un po' troppo stretta, nel senso proprio di misura, misura, misura. Se andiamo a prendere una carta da gioco, vi faccio vedere che proprio è millimetrica e non è comodissima. Avrei preferito un pochino più larga, però va bene così. Magari la si può allargare in qualche modo, non saprei. Comunque, veramente un ottimo, ottimo cart wallet e pick wallet. Sicuramente 99% non sospettoso, come potete vedere dallo stile. L'ho pagato all'incirca 14 euro. Cioè, ragazzi, 14 euro per un cart wallet che fa anche da pick wallet. È assurdo. Assurdo, e la qualità non è vera pelle chiaramente, però mamma mia, fa paura la qualità, ragazzi, fa paura. Detto questo, ottimo, lo consiglio a tutti coloro che vogliono avere un card wallet e pick wallet insieme, non dare nell'occhio, avere un look e uno stile molto giovanile. Consiglio al 100%. Eccoci qui dunque a trarre un po' le conclusioni della recensione che avete appena visto. La bacchetta magica ce ne sono parecchie in circolazione, però chiaramente se si fa magia per adulti e non per bambini, secondo me l'ideale è averne una del genere, ovvero in legno, ovvero un po' elegante, magari anche un po' più pesante che non una bacchetta in plastica. Secondo me fa molta scena comunque e non so, dà quel qualcosa in più che in uno spettacolo per bambini secondo me è superfluo, però in uno spettacolo per adulti ci può stare. Per quanto riguarda il portafoglio invece ce ne sono moltissimi in commercio che fanno lo stesso lavoro, hanno chiaramente un design diverso, questo è un design completamente innovativo, non si era mai visto un cart wallet e un pick wallet con questo design, il che fa di lui un must have per chi vuole fare questo tipo di magia. Un portafoglio del genere inoltre vi consente per l'appunto di effettuare un pick. A tal proposito vorrei magari la prossima volta fare una sorta di lezione sul gambling e sui cheater, ovvero sui bari al poker piuttosto che in altri ambiti, poiché non dico che un pick wallet può essere usato per questo assolutamente, però comunque il pick wallet ti consente di eseguire un'azione di nascosto, un po' come fanno i bari, ok? Quindi il tutto secondo me è collegato e ultimamente io mi sto appassionando parecchio all'ambito bari, comunque alla storia e alla cultura, poiché c'è un mondo immenso, anche un mondo immenso sui metodi per barare. Ecco, quindi la prossima volta, se vi può interessare, possiamo parlare dei vari metodi per barare. Nulla di nuovo, chiaramente tutto quello che vi dirò io lo trovate tranquillamente online, quindi io tra virgolette non rischio niente a raccontarvelo, ma anche perché oggi come oggi è impossibile barare al casinò, poiché hanno una strumentazione e talmente tanta tecnologia che è veramente, veramente impossibile barare al giorno d'oggi in un poker, in un casinò legale, ovviamente. Poi nelle bische clandestine, dove lì non c'è quasi nessun tipo di controllo, lì è più facile barare, chiaramente. Però lì anche barando, se ti sgamano, rischi molto di più che un casino. Detto ciò, noi ci rivediamo alla prossima puntata. Come prima, vi invito a commentare, condividere il video, iscrivervi al canale, farmi delle domande se ne avete. Noi ci vediamo ad una prossima puntata. Ciao! Grazie per aver guardato questo video. Se ti è piaciuto, ricorda di mettere un mi piace. Per non perdere tutti i nuovi video di Jab Media TV, iscriviti al canale ed attiva la campanella.